Lazio mi pare che è stata molto attiva, ha speso circa 28 milioni senza vendere nessuno, quindi ha interesse chiaramente a rinforzare la squadra. Qual è l'obiettivo della Lazio per il prossimo anno? Ed è rendere una squadra più forte, più competitiva rispetto allo scorso anno. Noi offerte non abbiamo ricevute, poi abbiamo detto che i nostri giocatori più rappresentativi non stanno sul mercato, perché comunque noi, l'interesse nostro è quello di rendere una squadra, come dire, messa, che sia nella condizione di poter competere a pari con tutti. Fernandes è incedibile o per il giusto prezzo può partire? Ma guardi, ho detto, non è sul mercato. Qualsiasi iniziativa che viene promossa sarà valutata dal proprietario nel momento opportuno. Ad oggi non ci sono richieste e non c'è la volontà da parte sua di mettere sul mercato i giocatori. Mi sembra abbastanza, lo dico tutta questa, mi sembra tranquillo, sereno, scherza, ride, ma non oggi, ma anche ha fatto da sempre. Quindi anche una persona che si fosse macchiato di un comportamento non in linea con rispetto dei valori sportivi, avrebbe sicuramente, come dire, un comportamento condizionato da questo atteggiamento. Se uno ha un problema, chiunque di noi ha un problema, sicuramente non dimostra quella serenità, quella spigliatezza, quella scioltezza nei comportamenti, no? Mi pare che lui invece abbia dimostrato tutto l'opposto, quindi è sereno, forse un po', come dire, adirato di queste accuse che gli vengono mosse, perché ritiene che, cioè dice che lui non ha commesso nulla, forse qualche atto di ingenuità in frequentazioni che possono, è come se io frequentassi una persona e poi la sera quello va a fare una rapina e il giorno dopo venga accusato di concorso a rapina, stessa cosa.